sono rimaste la stessa cosa, lo stesso schema da 70 anni a questa parte, nelle 62 crisi di governo precedenti sono sempre andate così. Da quando i rappresentanti dei gruppi arrivavano al Quirinale infagottati nei cappottoni a bordo di auto che si chiamavano Aurelia, lo sbattere dei tacchi di corazzieri impettiti ha salutato intramontabili con Andreotti e Fanfani e autentiche novità. Democristiano, Craxi, primo socialista, Berlusconi, primo sconosciuto alla politica, Grillo, primo attore. Delegazioni minuscole e delegazioni gigantesche come quella dell'Unione del 2006 sono passate nell'antica stanza da letto estiva dei papi dietro la refrigerante vetrata, soprattutto per calmare i bollenti spiriti, specie o momenti tesi come quelli che abbiamo attraversato, per poi presentarsi alla stampa e decidere se scandagliolare o dilungarsi sulle mille formule che da quelle stanze sono state partorite: esplorazioni di condizioni, governi balneari, istituzionali, di garanzia, di scopo, di transizione, tecnici o politecnici. La BCE ha deciso di prolungare il programma di acquisto dei titoli sul mercato per sostenere l'economia. Non stiamo aiutando l'Italia, ha detto il presidente Draghi. Ma che sta a fare? Non abbiamo alcuna intenzione di abbassare la guardia. Parla ai mercati, Mario Draghi, e lo fa con un messaggio forte e chiaro. Until the end of December 2017, or beyond if necessary. Il piano di acquisto dei titoli sul mercato verrà esteso oltre la sua scadenza di marzo, fino a dicembre 2017. Ma se la situazione economica dovesse peggiorare, aggiunge Draghi, si andrà ancora avanti. Da aprile però gli acquisti scenderanno da 80 a 60 miliardi di euro al mese. Nella conferenza stampa, inevitabili le domande sulla situazione italiana.